vogliamo andare a scoprire un po' come è nato, quali sono anche le necessità a cui è andato incontro, quali sono i bisogni che ha cercato di soddisfare. Cucire Insieme è stato organizzato ad Abbadia, a Pinerolo, nella zona di Pinerolo, della Diaconia Valdese, dicevamo, e ha coinvolto alcune donne provenienti da altri paesi. Io però mi faccio spiegare, lascio la parola subito alle nostre ospiti che sono con noi. Ci hanno raggiunto Alga Barbacini, diacona e membro della Diaconia Valdese come operatrice, e Milena Boccassini della Chiesa Valdese di Pinerolo. Alga, magari come coordinatrice di questo progetto, ti chiederei di spiegarci com'è nato, perché, quando, con quali esigenze. Le esigenze erano chiare a tutti, perché le signore afghane vestivano in modo tradizionale e volevano farsi loro i vestiti, non avevano la possibilità a casa di cucire a mano, e quindi hanno chiesto più volte, in modo anche insistente, di poter avere delle macchine da cucire, di poter avere un laboratorio di cucito, qualcuno che le insegnasse. E naturalmente non era facile trovare un progetto, fare un progetto non era così semplice, per cui io ho pensato a Milena, perché sapevo che nella comunità di Pinerolo c'era questa risorsa, questa capacità di fare delle cose bellissime, e quindi le ho chiesto: Milena, sei disposta a venire a fare un corso di cucito a delle signore afghane, siriane, anche ucraine, che hanno desiderio di farsi dei vestiti da sole? E lei ha risposto di sì, è stato veramente brava e piena di entusiasmo. Quando è nato tutto questo, Alga, quando ha preso il via questo progetto? Ma diciamo che tra settembre e ottobre dell'anno scorso. Ah, quindi è molto recente. C'erano già stati dei laboratori di cucito in passato che aveva organizzato la Diaconia a Loserna San Giovanni presso Villa Olanda, ma poi era stato dimesso, e quindi bisognava ricominciare da capo, e questa volta la richiesta era Pinerolo. Dove c'è un locale che avete adibito a questo spazio? Il locale si chiama Porta Aperto ed è un posto di laboratori, c'è anche una ciclofficina dove molti ragazze e anche ragazze imparano a fare il meccanico per le biciclette. Per cui è un posto poi dove facciamo anche scuola di italiano, quindi è il nostro laboratorio. È un posto veramente interessante. Bene. Venite a trovarci. Ecco, tra l'altro immagino che chi volesse prestare volontariato anche in questo ambito, in questo settore, può contattare la Diaconia Valdese. Penso siano ben lieti di vedere dove si possono posizionare eventuali mani amiche, no? Mani che possono dare una mano, come appunto ha fatto Milena. Milena, allora tu ti sei prestata a questa proposta fatta da Alga, fatta dalla Diaconia Valdese Valli. La tua passione è proprio quella del cucito, e quindi come ti sei approcciata a questa proposta? Ma la risposta è stata, direi, veramente istintiva e molto volentieri. Insomma, ho tempo da dedicare a chi ha bisogno, a piacere, quindi non ho avuto esitazioni e ci siamo lanciate in questa avventura. E logicamente il primo momento è stato un po' difficile, perché bisognava organizzare tutto. Innanzitutto recuperare delle macchine da cucire, evidentemente, perché avrebbero dovuto essercene due, però ce n'era solo una e non funzionava, quindi non si poteva fare granché. E quindi è scattata questa richiesta d'aiuto, questo appello lanciato a varie persone di mia conoscenza. E la cosa bellissima, secondo me, è stata proprio che questo appello è stato diffuso sempre tramite conoscenze, e si è allargato tantissimo, e nel giro di una settimana praticamente ho recuperato 12 macchine da cucire. Caspita, da una a 12, da 0 a 12, un po' da sistemare. Erano appunto alcune non funzionanti, quindi anche qui abbiamo dovuto cercare qualcuno che volontariamente si prestasse anche qui ad aggiustare, a mettere in funzione queste macchine, che in realtà erano solo dimesse, e non abbiamo trovato utilizzate. Anche questa persona splendida che ha dedicato tempo e capacità, professionalità.
Quindi abbiamo allestito questo specie di laboratorio, poi logicamente mancavano anche stoffe, fili, tutto quello che può servire per cucire, però sempre in base a questi appelli alcune persone hanno detto: io non ho la macchina a cucire ma volentieri posso partecipare, quindi con altre cose, con altre cose, con materiali, con stoffe, e quindi raccogliendo di qua e di là e sistemando, catalogando e tutto quanto, abbiamo iniziato questa cosa. Logicamente le prime cose che ho proposto sono state molto semplici, e sono state, adesso se Alga mi aiuta, sono state delle banalissime borse da spesa, perché pensavamo che fossero quelle più, ecco, ce le hanno portate a vedere, quindi chi ci sta guardando in video sul canale 87 del Digitale Terrestre può vedere queste borse che sono state appunto realizzate, ma chi non ci può vedere adesso sul canale 87 le rivedrà sul video che pubblicheremo su YouTube. Quindi siete partiti dalle borse, che è una cosa per me è già complicata, appunto, però immagino semplice, perché delle pochette anche un po' foderate dentro, un po' bene, ecco, rifinite un po' bene, e poi siamo passati a fare delle pochette con la cerniera, così che potevano essere comunque degli oggetti utili per queste donne, e ne abbiamo fatte una certa quantità in realtà, di vari colori, varie forme, e queste sono state i primi esperimenti apprezzati, diciamo. E poi è subentrato questo progetto di teatro, perché queste donne, una parte di queste, c'è un gruppo più di donne con famiglia, un gruppo invece di ragazze più giovani che si dedicano a varie attività, e sono state, ci è stato richiesto appunto di fare i vestiti per questi burattini. Eh sì, c'è stato uno spettacolo, Fantaghirò, noi ne abbiamo parlato tanto in radio, uno spettacolo che ha visto la collaborazione anche appunto dei servizi inclusione della Diaconia Valdese, uno spettacolo di burattini che è stato messo in scena sia a Luserna Alta che a Pinerolo al Teatro del Lavoro, e i vestiti delle marionette dei burattini sono appunto stati realizzati da questo gruppo di donne del progetto Cucire Insieme. Adesso Milena e Alga ci stanno facendo vedere alcuni di questi personaggi con ovviamente i loro vestiti, quindi vi siete messi all'opera per questa iniziativa, dell'evento. E quindi anche qui trovare le stoffe, fare i modelli, anche perché lavorando così sul piccolo è stato abbastanza difficoltoso, però dobbiamo dire che queste ragazze si sono veramente impegnate moltissimo ed è stato bello, insomma, nonostante così un po' l'ansia iniziale è andato bene. Poi abbiamo anche realizzato dei poncio, delle mantelle, delle gonne a portafoglio che sono state indossate dagli attori. Diciamo, durante le rappresentazioni, quindi anche questo è stato un motivo di imparare a cucire, a confezionare queste cose, la tovaglia sul quale era montato il palco di questi burattini. Quindi è stato un lavoro, direi, abbastanza lungo, impegnativo, ma gratificante. Ecco, i risultati sono veramente carini. Bene. Quante persone partecipano a questo progetto? Sette, otto. C'è qualcuno che è più presente, altri magari perché hanno altri impegni di altro genere vengono un po' meno, però c'è un gruppo più stabile, più costante. La cosa, se posso permettermi di dire, forse più difficoltosa è proprio la comunicazione, perché la lingua italiana per queste persone, per queste donne, queste ragazze, è ancora proprio un po' un difficile problema. E quindi è vero che lavorando uno fa vedere con le mani, però logicamente la spiegazione orale è sempre importante, e quindi pian pianino stiamo cercando di comprendere, di capirci. Certo, non è semplice. Intanto facciamo vedere anche alcune immagini adesso, dei modellini. Sì. E adesso, finita questo impegno teatro, stiamo facendo dei vestiti per loro, proprio proprio perché abbiamo capito che forse era l'esigenza anche importante per loro. Certo. E quindi anche lì cercare le stoffe, cercare i modelli, quello che a loro può essere utile, far piacere, perché i nostri gusti sono i nostri gusti, logicamente dobbiamo rispettare le loro necessità, i loro desideri e le loro tradizioni anche, certo, diciamo. Certo. Quindi è un po' tutta un'avventura, ecco, non c'è una strada
aperta e tranquilla, e tutto ogni volta in divenire. È un po' una scommessa, direi, però molto bella. Beh, per ora insomma mi sembra che la scommessa sia andata bene, sia stata vinta. Per maggiori informazioni, anche perché magari qualcuno sta ascoltando, magari conosce persone che potrebbero essere potenzialmente interessate, dove vi trovate, quando, con che cadenza? Ma allora, ci ritroviamo settimanalmente. Attualmente abbiamo stabilito il martedì mattina, anche perché l'orario per il mattino per queste signore in più cui comodo. Sono più libere, perché i bambini, i figli sono a scuola, e quindi però ci siamo anche ritrovate per fare questi vestiti per necessità di accelerare i tempi, per consegnarli nei tempi richiesti. Ci siamo anche trovate dei pomeriggi, ecco, quindi non è che abbiamo proprio un orario fisso, rigido. E questo Porto Sicuro dove si trova? Alga? Il Porto Aperto Porto si aperto. Trova in via Nazionale 32 ad Abbadia Alpina. Sì, è ancora Pinerolo, appena Abbadia, insomma è al confine tra Abbadia e Pinerolo. Bene, quindi insomma, se siete interessati potete o contattare la Diaconia Valdese, oppure andate a curiosare. Martedì mattina troverete appunto Milena, Alga e il gruppo delle donne che partecipano a questa iniziativa del cucire insieme, e soprattutto se avete stoffe, materiali, penso che voi continuate a raccogliere insomma eventuali offerte che arrivano. Quindi è tutto ben accetto in questo senso. Io vi ringrazio molto per essere state con noi, averci portato anche a vedere tutte queste belle realizzazioni che avete fatto. Magari ci sarà anche occasione poi per fare, chi lo sa, un mercatino, una vendita, qualcosa che riguarderà, non so, vedremo, insomma vedrete strada voi facendo, ecco, potrebbe essere un'idea. Grazie a tutte e due per essere venuti in Voce delle Chiese e averci raccontato questa bella iniziativa della Diaconia Valdese Valli a Pinerolo ad Abbadia.